Buongiorno, sono tornata con un svuota la spesa velocissimo. Scusatemi, ma il nuovo taglio dà l'effetto che pensavo, che la piega dal parrucchiere va bene, la piega a casa un po' meno, tipo pazza. Sono abbronzatina e poi vi spiego perché. Metterò un nuovo video. Ah, li voglio attaccare, li allegherò. Vabbè, devono un po' scendere, ho passato un po' di spazzo la giacca di. Vediamo un po'. Vado subito e faccio una premessa. Io spesso vado a comprare la carne al Famila, ex Carrefour, qui a Palermo, quindi non so. Questo posto è uno dei posti più cari dei supermercati che io giro, voi sapete che io cerco solo le offerte. Avevo un coupon, avevo un buono di 50 euro da spendere in alcuni posti, uno di questi era il Famila, ho detto prendo un po' di carne. Ragazzi, io ho speso più di 70 euro. Non ho comprato niente, cioè, cose, niente, non ve lo posso dire. Per me sono prezzi molto cari, dato che i supermercati rionali riesco a fare meglio, riesco a prendere di più. Però, per la carne, ok, vado e andrò sempre. Mi giro un attimo con la ring light, così. Meglio. Tutto velocissimo oggi. Allora, inizio infatti subito. Un pacco di margherita. Non credo che ci sia in tutta Italia, comunque. Almeno una margherita. Allora, come pasta vi ho preso orecchiette Dio integrali. Questa pasta è molto buona e la trovo solo qui, devo dire. Sia formato orecchiette, ho preso che elicoidali, rigatoni di pasta integrale, noi ne mangiamo abbastanza. Non ci posto, ma sono qua così mi organizzo anche per cosare la cosa. Vogliamo parlare dell'olio di semi? Uno l'ho preso perché avevo questo coupon da sciupare, 3,50 euro, ho detto vabbè, lo devo prendere. E uno l'ho preso di scorta. Arrivo. Dovevo spegnere la salsa perché in tutto questo è ora di pranzo. Una confezione di patate contadine, io prendo sempre solo queste, era in offerta, ma il coupon non valeva per le offerte. La fregatura di questi coupon è questo, che non valgono per le offerte. Vabbè. E quindi devo prendere solo i prodotti a prezzo pieno. Poi abbiamo un'insalata belga o endivia, un'insalata normale. Qui mi pare che si chiama in romana, un'insalata romana. Un cavolo cappuccio, che a noi piace tanto. Appena vado a comprare la ring light alta, comincio a fare le video ricette. Comunque, questo lo faccio con cipolla, vino, curry. Fantastico. Metto subito in freezer due di questi. Sono molto buoni, sono dei bastoncini vegani. La panatura è buonissima fuori, non è la solita, quella dei bastoncini che tipo super unta, anche se non li fai fritti. È molto buona. E sono soltanto di spinaci. Li metto in freezer. Metto in freezer, ma sono qua. Che c'è caldissimo. Poi abbiamo preso due confezioni di questi che erano in offerta. Non passavano col coupon, ma in offerta andavano bene. Sono dei biscotti integrali con un scaglie di fave di cacao, sono molto buone, che non ha la goccia di cioccolato, ha proprio la scaglietta del cacao. E sono impacchettati singolarmente, quindi viene comodo a mio marito portarli al lavoro. Un muesli, la marca di loro non è più Carrefour, è Select. Fette biscottate con basso contenuto di sale, non perché mi interessi il basso contenuto di sale, ma perché per le cose salate le preferisco. Io la mangio anche col prosciutto. Riso, una confezione di riso per boiler. Io uso questo per tutto, anche per i risotti, perché la qualità che non scuoce. Di questa marca non l'ho mai provato, ma essendo lì, l'ho preso lì. Crackers integrali. Allora, vi dico solo che li ho presi tipo 50 centesimi di più di altri posti dove li prendo. Ve lo dico prima, ma ripeto. Va bene così.
sistemando già le cose, una confezione di uova. Poi abbiamo preso la pinza, questa è quella che fa la pubblicità Benedetta Rossi, è Pinzami, e questa è integrale con germe di grano. Non è la solita pinza che io prendo, ma l'ho provata già una volta, è anche molto molto buona e molto leggera. Via in frigo. Poi abbiamo mozzarella Santa Lucia, due confezioni di grana, una confezione di funghettini, poi pomodorini. Questo telefono nuovo, devo capire come funzionano alcune cose. Pomodorini datterini, sono dolcissimi. Poi, questo non so se l'ho fatto vedere, yogurt greco. Lo volevo provare questa marca, vediamo com'è, alla vaniglia, sempre marca Select. Poi uno pistacchio, uno vaniglia, uno fragola e uno caffè. Questi sono per me e mio marito. Del macinato, questa settimana faremo il polpettone. Poi della carne, che stasera mio marito si farà al fuoco, credo. Dei petti di pollo, arista a fettine, e poi ho preso il macinato di salsiccia, che da noi è un... credo che al nord non ci sia quella col finocchietto, non abbiamo il finocchietto, perché farò il risotto, la pasta, finocchietto, ragù di salsiccia e finocchietto selvatico. Una prelibatezza. Allora, questa è tutta la mia spesa. Sì, è vero, c'è la carne. Avete perfettamente ragione, perché già più di 20 euro è solo la carne. E per la carne io ci spendo tutto quello che volete, perché tanto ne mangiamo poca e quella ci sta. Però le altre cose veramente, ragazzi. Cioè, vi faccio un esempio. Questi, io mi pare di averli presi 1,79. Da Eurospin li prendo 1,39. Io, anche, sono funghi diversi. Vabbè. Per non parlare delle pesche, queste nettarine che al mercato le prendo, già si trovano a 2,50, io non le prendo mai. E queste le ho prese a 3,70, a 3,70, sono 4 pesche. Comunque non lamentiamo, ci avevamo questo modo di fare la spesa quest'oggi e abbiamo fatto questo. Scusate la velocità, scusatemi il flash, ma devo fare subito il pranzo perché è tardissimo, poi abbiamo un sacco di cose da fare. Vi abbraccio, grazie sempre, grazie ai nuovi iscritti, grazie, grazie, grazie. Presto una sorpresa, ciao!